Nelle Iene tanto scalpore, aggiungo io, secondo me motivatamente, ha suscitato un servizio realizzato dal giornalista Enrico Lucci a proposito dei prediciottesimi, questi special che vengono realizzati da professionisti in occasione dei 18 anni e dei ragazzi, ma prevalentemente delle ragazze, e il protagonista di questo servizio è stato un siciliano che oggi è qui con noi e si chiama Gianni Muscolino. Buongiorno Gianni! Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi. Benvenuto! Che onore essere qui a RSC ragazzi, ma... siete una bomba, riuscite a comunicare a gesti, una cosa pazzesca, ma un'edizione perfetta alla velocità, ma siete grandi, no, siete dei grandi ragazzi, ma grandi con la barba bianca, proprio veramente grandi, ma... che grande tipo! Questo sì. Puoi dirlo perché effettivamente siamo sul brizzolato andante. In tutti i sensi, io c'ho tutto nero. Poi no, magari ho qualche capello bianco, ma poi qualche pelo bianco c'è, i peli sono peli, ma voglio io penso, si vedono, penso che tu tra l'altro tra di noi, con tutto il rispetto per Gianni, e tu rischi di fare una gaffa, credo che tu sei il più giovane di certo, io 38. Addirittura, no, quindi la mia età, io ho 37, io guardo, e si vede, la voce radiofonica Gianni. E io, guarda che nasco da showman prima che fotografo, guarda, informatevi, guarda che voglio dire. Bella sta cosa, ma tra l'altro vero, hai proprio timbra, no, cioè i polmoni grossi, ne? Che beh, siamo in tanti ad avere i polmoni grossi in questo periodo. Poi in questo periodo proprio sono proprio gronfi i polmoni, E credo sono che tu grossi, ultimamente insomma non abbia tutto sommato tutti i torti ad avere i polmoni un po' grossi. Dai, ma che è successo? È successo che vuoi? I media, la TV, la gente, internet, che oggi ha trasformato il successo. Il successo oggi viene dalla polemica, viene dagli insulti. Questo, dalle... devo dirti purtroppo questo è vero. Sì, una volta la TV era tutta immagine perfetta, pulita, poi dietro le quinte c'erano delle cose che non si sapevano. Oggi è tutto la dietro luce le quinte giorno. Invece in onda. Oh sì, in onda e poi su internet chiunque, dietro una tastiera è facile, no? Poi ti sfoghi perché sei represso, il papà ti ha picchiato, vai lì e mi dice che sono un cesso. Senti, questi delle Iene, come sono arrivati a te? Le Iene mi hanno chiamato, sono venuti a casa, mi hanno un attimino spiegato a sommi capi al telefono, però devo dire una cosa a favore delle Iene, sì. Veri. Sì, veri, sì, questo sì, verissimi. Non sono arrivati a casa, mi hanno telefonato, non mi hanno fatto preparare niente così a bomba e tutto quello che mi hanno detto che avrebbero fatto hanno fatto in maniera corretta. E cioè anche il montato del servizio. Assolutamente, mi avevano anticipato. Sì, assolutamente. Quello che avete visto è reale. Allora, ironico, Gianni, spieghiamo tu cosa fai. Tu sei un fotografo che ha avuto l'idea, che poi diciamo è una cosa che si fa da una vita, è di realizzare in occasione dei 18esimi dei ragazzi e delle ragazze queste piccole produzioni televisive molto carine. Che hanno per protagonista il festeggiato. Esatto. Nascono dal fatto che inizialmente io ho detto: ragazzi, magari quella sera siamo stressati, siamo stanchi, magari hai un brufolo, magari vieni male. Regaliamoci l'opportunità di iniziare prima questo lavoro per avere il punto di vista estetico della tua foto, non tanto il ricordo della festa, ma l'estetica della tua foto in maniera, diciamo, più curata. Da lì nascono delle idee nuove, anziché fare le foto dietro le papere alla villa noiose e barbose, che sono tutte un po' rotte e gonfie con i polmoni di questa cosa qua. Chi fa le foto sulle papere, dietro le papere. Poi comunque una maniera diversa. Questa cosa ha fatto nascere naturalmente una discussione che si è allargata su internet, un po' per invidia, un po' per rabbia, anche da parte di qualche fotografo o di qualche amichetto che non ha potuto fare questa cosa, che ha dilagato un fenomeno. Questo fenomeno oggi è diventato modo di farsi un attimino pubblicità, sia io che le ragazze, ma ragazzi, non è mai stato fatto allo scopo di far diventare dive queste ragazze o questi ragazzi. Sono stati loro, siete stati voi con le vostre critiche che avete fatto diventare questo un fenomeno e oggi alcune di queste ragazze, per caso, anzi grazie a voi, non grazie a me, sono state chiamate da alcuni casting famosi per posare per alcune aziende famose di cui non possiamo parlare. Diciamo però una cosa molto importante, io ci tengo, non è mai capitato che tu, realizzando questi servizi, abbia detto loro: questo servizio lo mando lì piuttosto che lì, io posso farti diventare una diretta. Assolutamente. Cioè, tu vendi un prodotto che viene a se stesso. Giuro, non esiste assolutamente, non è mai successa una cosa del genere, mai. Il popolo di Facebook prevalentemente invece... Sapete la notizia che arriva di un giovane che cade dal motorino e si fa una ferita, dopo una settimana viene riportato che è morto. Cioè è così, no? Speriamo che non sia morto. No, vuol dire... può capitare che una chiave è morto. È quello che la notizia è, che quando si apre si coglie sempre l'ultima parola, non si studia mai tutto il caso e quindi poi
arrivano fuori le notizie. Però Gianni, non posso sta cosa, ci hai marciato. Ci ho marciato, non ti devo dire, inizialmente ero dispiaciuto, amareggiato. Oggi ho capito che il successo della televisione nasce dallo scandalo. Vedi, questo uomini e donne. Ma le prime reazioni che hai avuto quali sono state? Chi ti ha chiamato? Che ti hanno detto? Inizialmente ci sono rimasto male, no, perché vedi tu la gente che mi insulta, augura la morte a quelle povere ragazze, un attimino. Ma io per quale motivo, ragazzi? Augura la morte. Eh sì, guarda, hanno augurato la morte a una povera ragazza che era sui binari, una foto un attimino strana, che non ho fatto solo io, ma che hanno fatto addirittura prima di me anche altri fotografi, però voglio dire. Ma poi voglio dire, con tutti i treni che arrivano in ritardo, ma proprio sui binari si può morire in Italia. Ma voglio dire. Però da quello, insomma, un po' di rabbia repressa di questi poveri giovani che avranno avuto sicuramente tante botte dei loro genitori, oggi vengono un attimino espresse così. Ma voglio dire, non è mia la colpa per questo. E poi invece ho maturato il discorso, che il pensiero del fatto che invece è tutto successo questo, perché oggi vado a ricercare su internet, mi studio Paola Perego che incontrerò domani su Rai 1, per dire, ne hanno dette di tutti i colori, parole irripetibili in radio. E intanto è Palaverogo. E allora vuol dire che su internet la persona nota viene distrutta. Allora distruggetemi, ragazzi. Siate più cattivi. Siete troppo buoni. Dai. Però puntualizzo una cosa per la finanza. Io non sto guadagnando niente. Questo, insomma, anche perché qua di fronte ci sono questi due tipi che ti guardano. Quelli in divisa. No, mi arrestavo. Di tanto in tanto, però, c'è qualcuna di queste che tu fai vestire tigrata, che diciamo è un po' un eccesso. Leopardata è la moda del momento. Se tu adesso qualcuno è un po' un eccesso di tanto in tanto. Dai, abbiamo visto anche qualche foto un po'. Perché la foto ti fa notare l'aspetto somatico di questa cosa. Ma tu vai alle feste. Secondo me è un dritto, Gianni. No, si capisce che è un dritto. Guarda che faccia da dritto che ha. Hai visto questo dritto? No, amore, fammi sentire. Perché effettivamente posso fare una dica. Quanto costa un servizio di questo? Un servizio di questo del prediciottesimo, sì, per assurdo non costa niente. Perché non costa niente? Perché loro pagano il servizio fotografico come lo pagherebbero da qualsiasi altro fotografo. Quindi diciamo che è una cosa in più che tu dai su questo servizio. In più, facendomi pagare le spese di benzina. Cioè, voglio dire, non è tutto il business. Scusa, facciamo allora, Fabio Formosa si chiama Lucinda Formosa. Esatto, Lucinda Formosa. Va bene, non è il momento. Lucinda, buongiorno. Per te, guardandoti in viso, ci vogliono 10.000 euro solo per il 18esimo. Ti chiamano, lei compie 18 anni la settimana prossima. Come funziona il prediciottesimo? Cioè, vi vedete un paio di giorni prima? Ci vediamo un paio di giorni prima. Vengo chiamato prima come showman. Sì, avete capito che la a me non manca il modo di coinvolgervi. Il bordellaro. Il bordellaro, avete capito? Bravo. Molti, Fiorello, bordellaro, un attimino mi hanno dato sta nomea. Da lì nasce il discorso che faccio un reportage fotografico dello spettacolo, il video, il fotocabaret, paparazzo, la gente a distanza mi trova il personaggio, sì, dalla barba lunga, e quindi il Montalbano la situazione, lo proietto, nasce fuori la sigla, miscelo audio, video, tutto in live, un cabaret fotografico, un cabaret, foto, insomma una cosa pazzesca. Da lì vengo apprezzato come fotografo, faccio il servizio fotografico standard e non, sì, facciamo ecco anche cos'è un non. E non è il servizio fotografico dove non c'è soltanto la posa con le bomboniere, la torta, il classico con i parenti, e le papere di cui prima, anche il reportage, quel reportage di tutto quello che succede, anche dalla signora che si allaccia le scarpe. La realtà, le emozioni della festa le vivi quando tu vedi la realtà dei fatti, non un montaggio finto della festa che poi in realtà non era quella e tu non ricordi i momenti più belli. Soprattutto io che Grazie, faccio lo spettacolo. Devo dirvi che è vero. Sì, dai, poi io faccio lo spettacolo, faccio il video, ripasso, raddoppio la mia voce, rimetto la musica fuori, quindi vieni fuori una cosa fatta pure bene, di qualità, perché poi si diverte in tutto ciò. E allora ti fermo un attimo, continuate a stare con noi, mandateci i vostri messaggi, 333-477-2239, stiamo parlando con Gianni Muscolino di Prediciottesimi e ci interessa sapere il vostro parere. Complimenti ai nostri ascoltatori che intervengono sempre in diretta. Sì, ma complimenti una volta. Gianni Muscolino, il fotografo dei Prediciottesimi, sì, ti dicono: chi stai l'invidia che hai fa parlare? Domani a che ora sei nel Rai 1 che ti guardiamo? Nel Rai 1 domani saremo lì presenti dalle 3 alle 5. Non so a che ora andrò in onda io con le ragazze che saranno lì ad accompagnarmi. Ma porti anche le ragazze? Certo che sì, ma sono buone. Sono molto carine. Le ragazze che hanno fatto i Prediciottesimi? Assolutamente sì, certo che sì. Andranno in onda pure loro. L'hai portata anche qui? E perché non me l'avete chiesto? È colpa di prima, hai visto? Di prima! Di secondo, terzo, di retromarcia, come volete. Vabbè, Gianni, però c'è anche chi ti dice: se fossi nei panni del signor Muscolino non farei tanto lo splendido. I suoi video sono osceni, ma non è l'unico, ci sono altri fotografi catanesi, io direi altri fotografi italiani, non è un fenomeno solo catanese, infatti. E che fanno prediciottesimi e prematrimoniali osceni.
con ragazze rapite e il fidanzato che spara a tutti. Ma è quel calcaterra. Capisco la crisi e che quindi dove ci sono soldi da prendere non si pensa a nulla. Ma un po' di contegno e buon gusto non guasterebbe. Anche perché poi ne va della credibilità di se stessi come professionisti. E fare vestire una ragazzina molto in carne, con magliettina leopardata e pantaloni attillati, non è proprio da professionisti. Ma io non credo che sia tu a dirgli come si devono vestire. Assolutamente no, ma poi voglio dire, questi ipocriti, che sono degli ipocriti, stanno tutto il giorno lì incollati a guardarsi quelli lì che sparano la playa, quelli che parlano di tutti. Sì, la squadra antimafia. Squadra antimafia, dove io vengo criticato perché il ragazzetto fa il mafioso degli anni 50, la storia della Sicilia degli anni 50, attuali invece il sangue, il bambino che muore, tutti lì, oh che bello, però io sono quello che invece poi distrugge il mondo, no? Una domanda io invece, ma professionalmente ritieni che questa situazione ti abbia un po' danneggiato? Guarda, io... Cioè, come diceva quell'ascoltatrice poc'anzi, c'è il rischio che tu possa perdere di credibilità, di professionalità di fronte a una situazione del genere? Ma probabilmente sì, però devo dire anche che tanto il mio lavoro è sempre nato dal cliente che mi ha visto all'opera o a lavoro compiuto, conoscendo la mia persona, che è una persona molto pulita, non quella che hanno descritto. E va avanti in quel modo, non è cambiato. Perché io quando ci siamo conosciuti questa mattina ho riflettuto proprio su questa cosa. Credo che una situazione del genere ti possa soltanto danneggiare. Cioè, sì, non, al limite sì, no, perché qualcuno pensa che mi stia diventando ricco grazie alla TV. Ma non è così. Devo anche dire che comunque non tu l'hai presa con l'animo giusto. Assolutamente, cioè, la stai affrontando. Cioè, lui quasi cioè, non mi interessa, io faccio il mio lavoro. Non puoi fare diversamente, ma stai facendo bene. Altrimenti, se su web vanno insultano pure il Papa, mi voglio dire, ma pensate che adesso me ne faccio una cosa io? Senti, forse qualcuno si aspettava da parte tua che, non lo so, gli inviti, compresa la nostra trasmissione radiofonica, in TV, eccetera, eccetera, tu potevi anche dire di no, magari... Ma assolutamente. No, però mi metto nei tuoi panni, anzi è un modo per rispondere e dimostrare che non è vero quello che ci giro. Ma poi non è vero tutta questa cosa che faccio il fratasso, io vengo dalla terra, sono uno dei tanti cittadini poveri che cerca di sopravvivere con quelle 4 lire del lavoro sudato 24 ore su 24. Beh, sì, a proposito... Bene, Gianni, adesso fanno... basta, non fare più il fratasso, no. Le mie figlie fanno il compleanno, Chiara domenica compie 12 anni e l'8 novembre Deborah ne fa 14. Sì. Se mi fai lo sconto famiglia ti chiamiamo e lasciamo avanti per i 18 anni. Ma a disposizione, ma dai, facciamo come i moli, lo prenotiamo già da adesso. Senti, certo. Ciao Carusi, salutatemi, a Salvo il Pastaio e Mauro G. Ah sì, ma le ragazzine hanno bisogno del prediciottesimo per essere volgari o scene, ma ci guardiamo in giro, brava. Diciamo che forse poi il noccio dell'espansione. Quantomeno quella è una fiction, invece poi in realtà è tutta un'altra cosa, insomma. Assolutamente. Ti è mai capitato di sentirti in imbarazzo quando magari qualcuna di queste ragazzine è arrivata? Beh no, perché comunque non c'è mai stato niente di che al massimo al costume. No, ma dico proprio imbarazzo nel... No. Del no. Vedere magari un costume inadeguato magari al fisico. Alla persona. No, ragazzi no. Perché assolutamente no, perché le ragazze stanno bene con se stesse, li trovi a suo agio, si scherza, si ride, perché poi è una cosa molto, molto divertente, loro si divertono, ci divertono noi. Perdona adesso l'osservazione della terra, non ti è mai capitato, diciamo, dietro l'obiettivo della tua fotocamera di pensare. L'ha pensato. Beh, vabbè, ma in quel caso dico, sai, questo verde con questo marroncino non si accosta, perché sai, cambiamo. Perché sai, un giorno me ne darà atto anche noi che facciamo questo mestiere, ogni tanto pensiamo, chi sta dicendo? Io ora ti sfido. Mica siamo perfetti. Tu domani sarai in diretta sulla Rai. Sì. A un certo punto della tua intervista, noi la registreremo, dovrai dire Mizzica. E noi poi lo manderemo in onda. Ma lo devi fare capire che. Dico, Mizzica, sono su Rai 1, Mizzica! Mizzica, capito? Lo devi ripetere! E poi dico, Mizzica! Se c'è una donna che mi stuzzica. Allora, se tu fai questa cosa, noi ti mandiamo il loop in continuazione. Vai così. Ma accordo fatto. Uomo d'onore lo devi fare. Certo che sì, ma stai parlando. Hai visto. Va bene, noi ringraziamo Gianni Muscolino per essere stato grazie con noi, voi, per averci raccontato questo fenomeno dei prediciottesimi, che comunque alla fine vanno di moda. Assolutamente sì. Senti, ma qualcosa pre-funerale nel tema che vi già fatto a Paternò, non l'avete visto? C'è prima che morisse? Sì. Vabbè, io vai in clinica. Andate su YouTube e cercate il pre-funerale, è già stato fatto, giuro. Guardate. Ma l'hai fatto tu? No, non io. Purtroppo. Purtroppo non ci sono arrivate. Quindi c'è un prefunerale e poi quindi anche le riprese del funerale.
No, solo il prefunerale. Ma guardatelo, è una cosa da scoprire. Andate su YouTube e cercate. No, veramente, ragazzi, ve la mentate dei prediciottesimi. Noi rischiamo fare che ben venga l'erario. Che ben venga i prediciottesimi, davvero. Va bene, grazie. Salutiamo anche il tuo collaboratore Roberto Cocicè, fidanzato con Jessica. No, Vanessa, Jessica Lavante, non scusa, fate sempre confusione. Scusaci Vanessa, ma ci siamo un attimino confusi. Oh, Jessica, ma che vuoi? Vieni qua! Scusa, via. Grazie Gianni, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, simpaticissimi. E ci sentiamo presto, torna a trovarci quando vuoi. Quando volete voi. Ciao, a presto, grazie a Gianni Muscolino. Ancora c'è un po' di mizzi, che è 333-477-239. State con noi mentre il direttore mi leva la voce, chissà perché, io lo so.